Oggi si apre l'Energy Efficiency Center, che è uno dei prodotti del progetto Smart Energy Master per il governo energetico del territorio. In effetti è un luogo dedicato alla diffusione dei risultati del progetto. E oltre al nostro progetto, si presentano i risultati anche di altri quattro progetti della Federico II. In questi quattro progetti, infatti, sono riusciti a integrarsi, per proporre delle soluzioni innovative per le sfide che la città del futuro dovrà affrontare. Cos'è possibile fare all'interno dell'e-center? È possibile collegarsi in rete con tutti i progetti, con i siti web dei progetti. Abbiamo messo a punto un software in cui, attraverso il quale le amministrazioni pubbliche possono individuare le aree energivore all'interno del proprio comune e quindi individuare quali sono le strategie e gli interventi rivolti al risparmio energetico alla scala urbanistica. Ci sono molti, molti strumenti. Sicuramente sul piano culturale il primo obiettivo della scuola è quello di superare barriere disciplinari. Soprattutto i temi dell'energia, i temi dello sviluppo sostenibile richiedono di uscire fuori dai compartimenti. Non esistono più ingegneri chimici, fisici, sociologi. Bisogna lavorare tutti insieme perché proprio dalla contaminazione di tante culture che possono venire le risposte fondamentali. E questo è sul piano più strettamente culturale. Sul piano più generale, la nostra ambizione è di dare anche dei modelli di comportamento, di gestione lineare, limpida, di gestione razionale, che speriamo possano indurre delle giovani generazioni, dei futuri quadri dirigenti, anche dei modelli di comportamento, dei quali, devo dire, nel nostro territorio si sente particolarmente bisogno. Prima premessa, diciamo che devo fare la cosa di far capire un po' tutti quello che erano gli obiettivi, di segnare appunto i risultati che sono stati raggiunti. L'Università Federico II gli ammette che è possibile andare a obiettivi, nascere delle domande, un contraddittorio, sono dei limiti di questi è stato aggiuntato, concludendo, diciamo, sempre in maniera veloce, è stato qua inserito l'indicatore, quindi la possibilità di un po' più ovviamente anche in questo ambiente di sviluppazione direttamente, sia stato veramente il darma in più per questo progetto. Noi abbiamo realizzato un insieme di tecnologie che aiutassero i turisti da prima.